Siete in ascolto di Insieme a Pony su Rete Italia. Su Rete Italia. E adesso tra poco il nostro ospite speciale. Questo bellissimo sottofondo musicale è opera del mio ospite di oggi, un musicista favoloso, cantante, compositore ed oggi anche formidabile organizzatore di grandi eventi. Parlo di John St. Peters. L'anno scorso John St. Peters ha ricevuto la prestigiosa onorificenza Order of Australian Medal, OAM, for Services to the Performing Arts, per l'importante contribuzione data al mondo dello spettacolo. E per questo è stato congratulato dal suo pubblico e da moltissimi, molti colleghi qui e in Italia. Questa onorificenza ha significato molto per John, lo ha riempito di orgoglio e giustamente. Oggi siamo fortunati ad averlo al microfono. Per essere con noi ha preso una pausa dai suoi molteplici impegni e lo ringraziamo. Buongiorno John! Buongiorno Pony! Benvenuto al programma Insieme a Pony su Rete Italia. È un po' di tempo che non ci sentiamo in questo modo. Thank you very much, Pony. I want to say thank you for having me on your program and it's lovely to hear you on radio. Again. Yes. Senti, John, so I'll ask you the question in Italian. You answer to me in English or if you want, we can speak in English. It doesn't really matter. I will answer you because this is a challenge for me. Okay. I will try and answer you in Italian because I want to improve my Italian as much as I can. Ok, fine. Allora, abbiamo molti ascoltatori, alcuni sono in Australia da poco tempo, altri da molto, e forse tutti vorrebbero sapere da te come è cominciato il tuo grande amore, la tua grande passione per la musica. Avevo 5 anni, mio padre Pasqualino era un musicista, suonava la fisarmonica e la chitarra. Da bambino mi è piaciuta la fisarmonica, mi sedevo a guardare mio padre suonare la fisarmonica per ore ogni notte dopo aver finito di lavorare. Così mio padre ha visto l'amore che avevo per la fisarmonica e così ha iniziato a insegnarmi. John, sono strabiliata, ma come parli bene italiano? Fantastico! No, sto leggendo. Anch'io. Siamo in due. Senti, John. Più di una tua canzone è stata in testa alla classifica australiana. Io ricordo sempre So Many Ways, ma ce ne sono state altre, vero? Sì, ho pubblicato molti singoli, alcuni dei primi 10 successi erano So Many Ways, Io T'amerò, Deep Inside of Me, anche in italiano, Ti Sento Dentro Me, High Class Woman, You're the One, and of course il più grande successo italiano che ho avuto in Australia è Mamma Dove Sei Tu, quindi grazie a tutti gli italiani in Australia. E facciamo ascoltare ai nostri ascoltatori la versione italiana di So Many Ways che si intitola appunto Io T'amerò. Ah sì, me la ricordo questa. Sono sicuro. John, vorrei sapere da te che successo ha avuto il video che hai prodotto per l'Italia e per il Covid e come ti è venuta in mente l'idea di fare qualcosa di simile? Quando Covid ha colpito il mondo, l'Italia è stata colpita duramente. Tante persone hanno sofferto, sono morte, eravamo tutti indifesi e come molti desideravo poter fare qualcosa per aiutare e fermare questo disastro. Quindi ho contattato alcuni dei più grandi nomi della scena musicale italo-australiana e ho messo insieme una presentazione di questi incredibili artisti italo-australiani che hanno partecipato in questo per tutti in Italia durante il blocco. Artisti come Tina Arena, Mark Vincent, oltre 20 artisti italo-australiani. Ho ricevuto migliaia di messaggi da italiani che conserverò per sempre. It was absolutely beautiful and I hope that it brought them some happiness. That's lovely. I know che è stato molto seguito e tutti lo hanno ricevuto, quindi è stato un grande pensiero. John, posso passare a qualcosa di personale? Oh, okay.
Posso vantarmi un po' per essere stata coautrice con te di alcune canzoni? Vogliamo raccontare come le abbiamo scritte? Il filo diretto che c'era durante la notte? Mi ricordo che avevo queste melodie che avevo scritto e un giorno ti ho detto che volevo testi in italiano per queste melodie. Ti ho detto le idee e lo stile delle canzoni e tu hai creato questi testi fantastici, canzoni come Scudo, come Prima di te. E c'era una certa sintonia tra di noi, io sapevo cosa volevi tu e tu sapevi cosa volevo dire io. Il che... Sì, io con la musica, tu con le parole, sì. Dobbiamo farlo ancora, dai. Vuoi cominciare adesso, in onda? No, magari in un'altra occasione. Però senti, possiamo fare ascoltare Prima di te? È quella di cui io sono più orgogliosa. Ah, Prima di te, beautiful, con la bellissima voce di Marina Dale. Prima di te ho conosciuto lui ed ho sofferto. Prima di te ho conosciuto lei. Carissimi ascoltatori che ci seguite da ogni angolo d'Australia, oggi ho con me ai microfoni di Rete Italia un ospite speciale, un musicista di cui siamo orgogliosi, John St. Peters. Cosa sta preparando per il 4 luglio? Dimmi tutto, John. Questo è very special for me. Every year I like to do something for the Italians. The Italians have supported me from when I was a little boy and I always like to give them something different, something that's unique, and I believe, Pony, that this show is certainly unique. Il titolo di questo show è Unforgettable Italian Songs, canzoni italiane indimenticabili. E questo tribute è per Italians who migrated to countries such as Argentina, Australia, Canada, and the United States. And immigration to these countries contributed to the exportation of the Italian musical heritage. Sono invitato artisti ospiti speciali per esibirsi in questo spettacolo italiano unico, che include una spettacolare presentazione audiovisual con ospite speciale dall'Italia sui grandi schermi. In questo spettacolo di Melbourne, gli artisti ospiti speciali sono il tenore Paul Gulinello, la cantante Teresa V, Michael Zammit, Clara Abate e special guest compe di Rede Italia Radio, Paolo Raio di Sydney sui grandi schermi. Fantastico! Come si dice, 8 decades di musica italiana. 8 decadi di musica italiana. 80 anni di musica italiana, in altre parole, quindi da non perdere. Sì, perché hai ragione, perché le canzoni italiane che non tramontano mai possono avere anche 60, 70, 80 anni e sono ancora belle e molto seguite dai nostri ascoltatori. Il 4 di luglio alle 2:30, domenica 2:30, anche un fantastico orario. Senti John, domenica prossima si celebra la festa della mamma. Sei d'accordo di concludere questo nostro primo incontro a Rete Italia con una delle tue canzoni per la mamma? Mamma, dove sei tu? Che bellissima. Un bacio a tutte le mamme. And you, Pony, thank you very, very much for having me on your program. It is so beautiful to have you back on radio where you belong. Thank you very much, John. E adesso ascoltiamo Mamma dove sei tu e diciamo grazie a John. Abbiamo parlato con John St. Peter OAM. Grazie John, ciao. Mamma, perché non ci sei più? Piango e penso sempre a te. Quando tu mi stringevi al cuore con tanto, tanto amore, mamma, dove sei tu? Quando
mamma, dove sei tu?